Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola de noche y de día. Buongiorno e benvenuti a Sguardi Metropolitani, la trasmissione di approfondimento, attualità e cultura degli studenti della Web TV Scuola. Puntata speciale tra la gente, nelle strade di Napoli, in festa per il terzo scudetto atteso da ben 33 anni, una festa collettiva, interminabile da giorni. Napoli è tutta azzurra, dal cielo ai vicoli, e il murale di Maradona è il luogo simbolo di questa festa. Il Pipe d'Oro, ovvero Maradona, è stato per il popolo napoletano qualcuno in cui credere. È riuscito ad offrire alla città una rivincita sociale, identificata nel pallone che i bambini rincorrono tra i meravigliosi vicoli di questa città. Maradona, viviria come él. Si yo fuera Maradona, frente a qualche porteria. Si io fuera Maradona. Tantissime sono le persone che provano a percepire quello che è ancora oggi un legame sacro. Napoli e Maradona, Maradona e Napoli. Se io fuera politano, quanti cross ti metterei? Se io fuera Andy Sam, mentre il lobo fa magie, andrei dritto nello spazio, Stanislav me la darà. Se io fuera Kim Min Jae, penseresti che... Andiamo adesso a San Giovanni a Teduccio a scoprire le officine San Carlo, negli ex locali della fabbrica dismessa della Cirio. Sono il cuore pulsante della produzione di scenografie, costumi e oggetti d'arredo per il massimo napoletano, ma anche centro di aggregazione e sensibilizzazione dei cittadini del quartiere attraverso corsi gratuiti di sartoria teatrale, scenografia, comunicazione televisiva e scrittura teatriva. Il servizio è del Cavalcanti. Napoli, periferia est, quartiere San Giovanni a Teduccio. Fino agli anni 90, sede della Cirio. La chiusura della fabbrica ha reso il tessuto sociale fragile e depresso. Negli ultimi 10 anni, questo ex quartiere operaio attinge una nuova linfa vitale, la riqualificazione dei padiglioni della Cirio, oggi sede delle officine San Carlo. Oggi andiamo ad intervistare Michele Mangini, il direttore artistico delle officine San Carlo. Ciao Michele. Ciao. Ti volevo chiedere, cosa si fa in questo posto così particolare? Allora, in questo posto facciamo così, facciamo un cambio microfono. In questo posto facciamo una serie di attività collegate al teatro, dei laboratori di scrittura, di scenografia, di teatro, di recitazione, di sartoria e tutte cose legate al mondo del teatro e alla cultura in generale, tra cui anche la realizzazione di opere d'arte tipo questa. Volevo chiedere, quali sono le tempistiche per realizzare una scenografia completa per uno spettacolo? Ciao Patrizio, allora dipende molto ovviamente dallo spettacolo e dal tipo di lavoro richiesto. Di solito diciamo che in un mesetto si riesce a realizzare tutto quanto con una preparazione adeguata prima, con le misure giuste, la scelta di materiale già comprato, insomma senza aspettare, con tutto a disposizione, 3 settimane, forse qualcosina in più, si riesce a fare un lavoro fatto bene. Ciao Michele, volevo sapere quanto tempo ci voleva per comporre questo tipo di opera d'arte. Allora, ci facciamo aiutare direttamente da Anna, che è la direttrice del reparto scenografia delle officine. Anna, vieni, ci diamo questa domanda. Antonio, che studia al Cavalcanti in terza I, voleva sapere quanto tempo ci vuole per fare da zero questo fondale. Allora, questo fondale in particolare l'abbiamo iniziato circa una 20 giorni fa. Questo è molto particolare perché è fatto su tulle, che è una stoffa che va in trasparenza, è un velo praticamente, che a seconda di come viene illuminato dà effetto di trasparenza e no. Quindi se viene illuminato sul davanti tu vedrai tutta l'immagine così com'è, i pianeti. Quando la illuminiamo da dietro, scompare. La fantasia dei napoletani è protagonista della festa Scudetto. Guardate, non c'è luogo che non sia stato contagiato dalla gioia azzurra.
I nastri azzurri e bianchi che adornano la città legano famiglie diverse e balconi diversi, andando oltre l'aspetto puramente calcistico. Inventati per sopravvivere alla povertà e alla miseria, molti antichi mestieri erano ambulanti e di essi purtroppo non è rimasta traccia nella toponomastica. L'inventiva e l'originalità dei napoletani nel prossimo servizio degli studenti del Da Vinci. Comprendere perché alcune strade si chiamano in modo alquanto bizzarro, capire quali mestieri ancora si svolgono in quelle strade o a che epoca risalgono è affascinante ed è veicolo per meglio conoscere la nostra città piena di fascino e mistero. Anche la storia dei mestieri è molto particolare perché in tanti non esistono più, ma tutti evidenziano l'inventiva e l'originalità del popolo napoletano. E nella loro stranezza nascondono un tessuto sociale fatto di povertà e miseria, che costringeva le persone meno abbienti a inventarsi qualsiasi tipo di impiego pur di sfamare la propria famiglia. Questo è Vico Armieri, preso il nome perché tanti anni fa, nel Medioevo, qua producevano le armi bianche. Questo è Vico Spezieria Vecchia. Prende questo nome perché, dato che quel vicolo è a ridosso della spiaggia, all'epoca raccoglieva tutti i vari negozietti che vendevano le spezie che arrivavano a Napoli via mare. Questa è via Giugonaro, che prima facevano le giubbe, dopo facevano le calze di panno, dopo ancora, dopo gli spagnoli ovviamente, hanno fatto le calze di seta. La nostra breve passeggiata finisce qua. I nomi dei vicoli che abbiamo incontrato sono dimostrazione di quanto fosse viva questa città, quanto l'economia dipendesse dall'essere napoletano e quanto essere napoletano abbia creato ad arte alcuni mestieri. Molti di questi sono ambulanti e ovviamente non c'è traccia nelle strade, tipo il massese, il venditore di ricottelle di massa o il franfelliccaro con una sonorità particolare che era colui il quale faceva le caramelle. L'essere ambulante testimonia ancora una volta una città in continua evoluzione e lo è tuttora. Quindi il nostro messaggio è: non ci fermiamo alla superficie, ma andiamo nel profondo, perché la stratificazione umana, sociale, storica, orografica, urbanistica di Napoli è infinita. Quanto è importante Napoli per te? Napoli è fondamentale ed è non si può slegare dalla musica che faccio, perché come sapete anche voi qua tutto ciò che facciamo e diciamo è ritmo e quindi è musica, come gesticoliamo, come parliamo, e quindi automaticamente questa melodia sta nella musica che faccio. Sto piano che suona, ti voglio così ancora più vicino, mi messo sulla tu. La squadra del Napoli cosa ha in più rispetto a tutte le altre? Beh, quest'anno ha fatto squadra, secondo me è stata la squadra insieme, no? Che ha fatto il team, sì. Giusto, secondo me. E per descrivere in tre parole questo scudetto, quale utilizzerebbe? Vabbè, incredibile, non so, un'emozione incredibile per tutta la città, un po' la rivalsa, no? Un po' di tutti quanti, ce l'ha bisogno. L'unica che ci sta ancora. Allora, per prima cosa Roberta, volevo chiederti come vi è venuta in mente questa idea fantastica delle sagome. È stata un'idea di famiglia, non sapevamo che arrivava tutto questo. Successo.
E diteci un po', com'è lavorare tra sole donne? Bellissimo, siamo molto unite. È bello, è come, penso, un po' come una famiglia, no? Sì, siamo, siamo una famiglia. Poi abbiamo visto che anche tra i vostri prodotti, cocktail, vendete un prodotto in particolare, l'Osimen Spritz. Ce ne parlate un po'? Sì, è stato preso un giorno, venne un professore qui con una scuola, disse come mai ancora dovete inventare qualche drink dedicato ai calciatori? Perché non fate l'Osimen Spritz? E così dopo mezz'ora l'abbiamo creato e il professore... Ed è nato, certo. Va bene. Quali sono i vostri giocatori preferiti? A me Zalischi. A me Di Lorenzo. Ovvio. A te? Non lo so. A te? Ma io devo dire per forza, a me Maradona. Va bene, nulla ovvio. Va bene, allora forza allora, Napoli sempre. Maradona. Comunque sono tutti bravi ragazzi. Certo, soprattutto quest'anno. Da quartiere a Via Toledo la festa continua. A proposito, Via Toledo o Via Roma? Non tutti sanno che i napoletani si sono divisi in due fazioni per il nome di questa strada. Vediamo perché. La costruzione di questa strada risale al XVI secolo, quando il viceré Don Pedro de Toledo ne commissionò la realizzazione per due motivi. Bonificare la grossa fogna a cielo aperto che convogliava le acque reflue dalla collina e creare una rapida via di collegamento per le truppe dei quartieri spagnoli. Circa 300 anni dopo, però, con l'Unità d'Italia, l'amministrazione comunale decise di dedicare il nome di questa strada alla capitale del regno. Così si decise di battezzare la strada Via Roma, già Via Toledo. Si è andati avanti così fino al 1980, quando la giunta comunale guidata dal sindaco Maurizio Valenzi decise di dare alla strada il nome originario. È una città da record, dal calcio al turismo alla cultura. Dal 13 al 16 aprile presso la stazione marittima di Napoli si è svolta una manifestazione culturale dedicata alla lettura. Napoli Città Libro, Salone del Libro e dell'Editoria di Napoli. I quattro giorni di eventi, presentazioni, dibattiti e workshop nel prossimo servizio degli studenti del Vittorini. Aiutare i giovani ad affrontare la tempesta sociale in corso, creando un altro tipo di tempesta, una tempesta culturale. È stato questo uno degli obiettivi raggiunti dalla quarta edizione di Napoli Città Libro. Manifestazione culturale svoltasi dal 13 al 16 aprile alla stazione marittima di Napoli. 95 stand, 101 sigle editoriali e 30 laboratori per ragazzi e ragazze. Numeri importanti per il salone organizzato da Rosario Bianco e Alessandro Polidoro, uniti nell'associazione Liberarte. Prima giornata di questa quarta edizione Napoli Città Libro, siamo qui con uno dei fondatori, Alessandro Polidoro. Ecco Alessandro, volevo chiederti, abbiamo appena finito di vedere l'inaugurazione, quali sono le tue sensazioni, cosa ne pensi, ma soprattutto perché secondo te è importante Napoli Città Libro? Siamo stati letteralmente invasi stamattina dalle tante scolaresche che hanno voluto partecipare a questa prima mezza giornata di Napoli Città Libro. Quindi siamo molto fiduciosi, molto contenti, adrenalina veramente che ci porta a voler continuare diciamo con grande forza e grande sensibilità per i temi della cultura. Alessandro, ricordo una tua frase che mi è rimasta impressa nella mente: bisogna fare le cose con amore e in modo organizzato, c'è bisogno di costanza e di interesse. Ecco, cosa consigli a noi giovani, proprio giovani che siamo protagonisti, no, di questo salone? Bah, guarda, io come dire, metto la mia piccola esperienza, io ho oltre 50 anni, per cui ho potuto vivere una parte della mia vita e quello che ho capito è che le cose vanno fatte con amore, con il cuore, quando c'è sentimento, gioia, c'è questa predisposizione naturale a voler fare le cose. Quindi cuore e assolutamente mente, perché poi le cose vanno anche fatte in maniera professionale, quindi in maniera coordinata, coordinativa e organizzata con altre persone come voi oggi che partecipano a questo evento. Ecco, con questo grande messaggio ringraziamo Alessandro Polidoro e auguriamo buona fortuna per il futuro. Grazie, grazie insieme e buon quarta edizione del Salone. Sono state forse proprio la passione per la cultura e la professionalità degli organizzatori a determinare il successo raggiunto nei quattro giorni di aprile, arrivati non a caso subito dopo la Pasqua, come segno di rinascita culturale e di ritorno verso una strada in cui l'unica arma vincente è la cultura dei libri, capace di determinare il futuro degli adolescenti. Siamo qui con Ottavio Costa, autore allo stand di Roggioso Editore. Ecco, volevo chiederle quali sono le sue sensazioni, cosa ne pensa di Napoli Città Libro e perché è importante secondo lei.
Innanzitutto questa mattinata di inaugurazione, come vedete, vedrete sicuramente anche da altre immagini, è una mattinata bellissima perché è dedicata alle scuole e quindi ai ragazzi della tua età o anche più giovani di te o di qualche annetto più grandi, che sono le basi del nostro futuro, quindi cosa c'è di più importante del nostro futuro, del futuro di tutti noi napoletani e di tutti noi umani. Ma mi sento di poter dire che sono iniziative fondamentali per avvicinare il più possibile i ragazzi come voi all'esperienza della lettura, che è un'esperienza di vita. La lettura è una moltiplicazione della vita. Attraverso la lettura noi entriamo in contatto con un autore, entriamo in contatto con altri lettori, entriamo in contatto con altri mondi che certe volte somigliano ai nostri, certe volte sono diversi, ma ci allargano gli orizzonti, le prospettive. Quindi leggere è importante per vedere di più, per vedere oltre, per vedere il futuro. I sogni vanno perseguiti e raggiunti, se non si possono raggiungere bisogna abbandonarli, bisogna avere il coraggio di abbandonarli. Beh, un gran bel messaggio, la ringraziamo e le auguriamo buona fortuna per il suo. Grazie a voi, ragazzi. Già dal mese di marzo qui a Napoli sono iniziati gli addobbi. Questo ci fa capire che il Napoli è stato capace di porre fine alla scaramanzia napoletana. Infatti i napoletani hanno iniziato la propria fase REM prima della vittoria aritmetica dello scudetto. Andiamo ora all'Istituto Ferraris, dove si è svolta una giornata di studi dedicata a Don Lorenzo Milani per il centenario della sua nascita. Gli studenti ci raccontano i momenti salienti del convegno dedicato alla riflessione sull'evoluzione del sistema scolastico dagli anni 60 a oggi e sul ruolo della scuola nella società. Quest'anno, in occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, sono tanti gli eventi in tutta Italia per celebrarlo. Oggi siamo all'ITIS Ferraris di Napoli, dove è stata organizzata una giornata di studi in onore del priore di Barbiana. La domanda potrebbe sorgere spontanea. Chi era Don Lorenzo Milani e perché lo ricordiamo a 100 anni dalla sua nascita? Don Lorenzo Milani è stato un sacerdote, scrittore e maestro cattolico italiano. A causa di screzi con la Curia di Firenze, nel 1954 venne mandato a Barbiana, in provincia di Firenze, dove entrò in contatto con una realtà di povertà ed emarginazione ben lontana da quella in cui aveva vissuto gli anni della sua giovinezza. La figura di Don Milani è stata molto importante nel campo dell'istruzione italiana, anche grazie alla sua scuola di Barbiana e a lettere ad una professoressa. Il suo libro, che possiamo definire un manifesto del suo pensiero, dove esprime vari problemi di disparità e discriminazione delle scuole dell'epoca. È proprio di questi argomenti ci siamo occupati noi studenti del Ferraris, che basandoci sulla frase tratta dal manifesto «La scuola è un ospedale che cura i sani e respinge i malati», abbiamo tenuto un dibattito durante cui ci siamo espressi con due idee opposte rispetto all'attualità della frase di Don Milani. In occasione del centenario della nascita di Don Milani, la nostra scuola ha avuto l'onore di essere la sede nazionale della manifestazione commemorativa. Grazie a ciò abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Paolo Landi, ex allievo della scuola di Barbiana del Priore. Cosa ne pensa del sistema scolastico d'oggi? Pensa che Don Milani sarebbe felice dei cambiamenti fatti? Certamente sarebbe contento per il fatto che oggi i ragazzi studiano molto di più che allora. Pensate ragazzi che quando io ho finito la scuola elementare solo 7 su 30 siamo andati a fare la scuola di media, 7 su 30. E a quei tempi già molti ragazzi della scuola media non terminavano la scuola media, abbandonavano la scuola media. Oggi questo problema è in parte superato e la scolarità è molto cresciuta. Che cosa l'ha spinta a scrivere e poi a pubblicare il suo libro La Repubblica di Barbiana? Nel 2017 il Papa è venuto a Barbiana a pregare sulla tomba di questo prete, di Don Milani. E in quell'occasione, tornando a casa, passando da Firenze di fronte a una libreria, c'erano tanti libri che parlavano di Don Milani. E guardando questi libri io mi sono accorto che molte di queste persone che avevano scritto i libri non conoscevano Don Milani, non erano mai stati a Barbiana. E allora mi sono detto, io che conosco Don Milani, che ho fatto l'esperienza direttamente con lui, che poi anche nella vita successiva ho cercato di mettere in pratica quelli che sono i suoi insegnamenti, bisogna che mi metta a scrivere un libro.
pensa che la scuola potrà mai rispecchiare al 100% gli ideali di Don Milani. Quindi è evidente che oggi Don Milani, come dire, è un personaggio molto considerato dal mondo della scuola, dal mondo della Chiesa e anche all'estero. Però a quei tempi, quando è morto, era un personaggio invece emarginato un po' da tutte le istituzioni. E questa è una lezione della storia che è importante tenere presente. Grazie per averci seguito fino a qui, ma ora vogliamo farvi una domanda. Voi credete che la scuola sia ancora un ospedale che cura i sani e respinge i malati, oppure che in questi 50 anni sia cambiata? La Napolemania, dopo la vincita di questo meritatissimo scudetto, è completamente esplosa. Siamo qui in compagnia di Vincenzo Durazzo, che ci spiegherà un po' quali sono i gadget più particolari che vendono. Allora, noi come azienda Napolemania, appunto, neanche a farlo apposta, abbiamo iniziato proprio con le magliette, con le scritte napoletane. Siamo stati i primi, sono ormai 30 anni che facciamo questo, e anche per questo scudetto abbiamo cercato di pensare a qualcosa di diverso dal solito. Abbiamo deciso di omaggiare due grandi personaggi della cultura napoletana, che purtroppo non ci sono più, come Massimo Troisi e Totò. Ecco qua, vado a prendere il primo gadget che abbiamo fatto, che è la maglietta Peppeniello, questi scudetti passano a tre. Che appunto richiama un po' quel bellissimo film storico di miseria e nobiltà. E piccolo aneddoto su questa cosa: grazie a TikTok il video con questa maglietta addosso è diventato virale e proprio Peppeniello, alla veneranda età di 88 anni, è venuto a prendere la maglietta. Fantastico. Per quanto riguarda Massimo, la frase che viene ed è venuta in mente a tutti i napoletani è questa qua: ricomincio da tre. Ovvio. E noi abbiamo deciso di fare questa cosa un po' stilizzata per il grandissimo Massimo Troisi, re delle risposte ironiche da fare alle provocazioni che si fanno verso la città di Napoli. Ed il commercio com'è cambiato dopo la vincita dello scudetto? Allora, a proposito di questa cosa, questa è una domanda molto bella, perché il commercio a Napoli in questi anni è cambiato, perché è come se tutto il mondo all'improvviso si fosse accorto di quanto è bella Napoli, quindi i turisti vengono. Però naturalmente con la festa scudetto è cambiato da così a così, perché adesso non solo i napoletani che tornano, ma anche i turisti sono interessati ai gadget che parlano della squadra, oltre ai vari portafortuna e tutte le cose napoletane, come ad esempio l'area di Napoli, che è una cosa che nella città di Napoli esiste da una vita, da più di 50 anni. Infatti questo gadget qua, noi siamo stati i primi a metterlo in commercio a Napoli 30 anni fa, nel 94. Però esiste da ben 70 anni. Infatti nel secondo dopoguerra gli scugnizi napoletani che facevano, prendevano i barattoli vuoti, ci spremevano le bucce di mandarino dentro e li vendevano per qualche dollaro ai soldati americani in partenza. C'è una scena nel film Operazione San Gennaro dove si vede questo ragazzino che corre dicendo "Aria di Napoli". E questo è una cosa che ti spiega proprio come è il napoletano. Il genere, in un momento tragico come il dopoguerra, hanno inventato l'aria per far ripartire l'economia. Fantastico, Napoli da sempre lascia senza parole. E invece che ne pensi delle reazioni che hanno avuto le altre squadre, le altre città alla vincita del nostro scudetto? Allora, io penso che siano comprensibili, perché come si legge sulla maglietta, wow, che ammazza, sono napoletano. In che senso? Io abito in un posto dove 360 giorni all'anno c'è il sole, fa bel tempo. Ecco, come è successo domenica, non so che fare, prendo il pullman e me ne vado a mare a Marigliano, uno dei posti più belli del mondo. Capisco che può dare fastidio se, oltre a tutto questo, vinciamo anche lo scudetto. Però io in realtà alle tifoserie le voglio ringraziare, perché loro mi danno idee per lavorare. Lo spunto. Esatto. Il coro Vesuvio Erutta, Vesuvio Lavali col Fuoco, noi l'abbiamo trasformato in un prodotto, bagnoschiuma Vesuvio, dove tu ti lavi e ti senti rigenerato come uno che è scendo fuoco, perché grazie ai cori loro, anzi continuate, che noi non ci offendiamo, noi traiamo, come abbiamo sempre fatto, qualcosa di positivo per continuare a lavorare. Danno ispirazione. Ecco, se magari volete un'ispirazione per una presa in giro un poco più elegante, noi abbiamo fatto per i nostri amici juventini la sacchetta juventina, anche una cosa sociale per evitare di lasciare immondizie in strada. Tu prendi la sacchetta juventina e la butti nell'indifferenziato. Certo, certo, anche ambientalisti. Invece per quanto riguarda i turisti, le persone, i napoletani, come stanno reagendo? Cosa vedi in giro per le strade? Allora, io credo che i napoletani siano non abituati, però contenti. Noi siamo un popolo camaleontico, storicamente ci siamo sempre adattati. Lo racconta la nostra storia, tutte le dominazioni che abbiamo avuto. Noi siamo passati per gli spagnoli, i francesi, gli arabi e abbiamo imparato a convivere con tutti quanti. Io penso che questa capacità camaleontica della nostra città la aiuterà ad adattarsi pure a questo enorme arrivo di turisti, ma si vede, perché i quartieri spagnoli che, ma no, 10 anni fa ti dicevano "ma posso salire? Mi devo togliere l'orologio?" Adesso, scusami, come si arriva al murales di Maradona? Fantastico. Capito? È cambiata così a così, è una città che si adatta e se ha la possibilità di evolvere in meglio, cambia in meglio. Certo, grazie mille. Grazie a voi. Forza Napoli. Forza Napoli.
Ed era l'ultimo servizio di questa puntata speciale dedicata allo scudetto del Napoli e alla festa della città. Noi ci siamo emozionati e divertiti. Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata per altri Sguardi Metropolitani.